42. Aspetta un pelo, poi vado. Ok. Bene, ciao a tutti, siamo qui per questa Lego Night, Lega Nerd, Empira e Lego Star Wars Addicted. Quale settimana migliore di quella del May the 4th per costruire questa meraviglia? L'ultimo set UCS della Lego, 75059. Il Sandcrawler, che in realtà sembra sia stato fatto, visto che un costruttore aveva creato un Cuso, un'edizione di questo Sandcrawler enorme, motorizzata, luminosa, telecomandata. Purtroppo era infattibile perché sarebbe costate cifre improponibili, e la grandissima Lego ci ha offerto questo piccolo grande capolavoro. Logicamente in questa settimana un sacco di novità, un sacco di premi o di offerte comprando dal Lego Shop, tra cui abbiamo questo bellissimo poster edizione limitata, si dice sempre così perché fa un sacco figo. Questo poster viene dato in omaggio, e questa ambitissima minifigure di Darth Revan. E io ho tentato di fare il furbone facendo due ordini in una settimana, ma mi ha scritto: no Ciccio, te ne mandiamo una e accontentati di quella. E quindi ne ho una e una che faranno parte della mia collezione. Oltre a questo Sandcrawler abbiamo anche finalmente le Microfighters. Siamo gli ultimi a ricevere questi modelli, perché il resto d'Europa sono uscite a gennaio, ma noi abbiamo voluto pompare il Made in Fort per la prima volta in Italia, infatti ne siamo parecchio felici, e qui ci sono tutti i sei modelli. Che dire, un po' di particolarità di questo Sandcrawler: sono 3296 pezzi. Grazie, perché c'è il cartello dietro che me lo indicano, perché non ci scrivono più il numero dei pezzi sulle scatole. E 46x24 circa, iper dettagliato, con gli interni, un carrucola, meccanismi per, insomma, botole, oggetti di ogni tipo. È veramente fantastico. Tra l'altro non è neanche eccessivamente grande, ma 3296 pezzi evidentemente deve essere parecchio complicato. Cosa importante, questo è il secondo modello che esce, il primo è di qualche anno fa, e in Italia non credo neanche che sia arrivato. Tra l'altro si può trovare nei canali web, ma nei negozi non ricordo si trovasse facilmente. Particolarità di questo Sandcrawler è innanzitutto c'ha un sacco di minifigure, perché la Lego ultimamente fa i set con tantissime minifigure. Sono, per l'esattezza, mi metto così, sono esattamente 13 se non sbaglio, di cui 4 nuovi Java, che sono poi due tipologie diverse. Abbiamo il nuovo Owen, Luke Skywalker, C-3PO, R2-D2 e un altro paio di droidi. Perfetto. Ha già una storia questo set. In realtà ho la sensazione che la Lego abbia sbagliato qualcosa, nel senso che ho già visto un paio di articoli in cui R2 era sbagliato. Ora, sbagliato purtroppo in questo mondo non è male, anzi. Praticamente hanno stampato la calotta di R2 spostata e qualcuno se l'è trovata nel set. Questo qualcuno avrà una piccola chicca che andrà a cifre sicuramente oltre, sopra i 100 euro. Io l'ho già preaperto prima e purtroppo non sono di questi fortunati, e tra l'altro ci sono stati dei ritardi nelle consegne di questo set, quindi mi viene da dire che abbiano bloccato la vendita e abbiano corretto il correggibile. Quindi se per caso vi trovate una di queste scatole con la calotta stampata storta di R2, ritenetevi fortunati. Perfetto, adesso vi lasciamo immediatamente alla costruzione, al nostro time lapse, e alla fine vedremo un attimo un piccolo review del modello montato.
Ed eccoci, dopo 3 ore di lavoro siamo riusciti a completare il Sandcrawler. Eravamo in 7, una pizza, qualche chiacchierina, insomma ci abbiamo messo soltanto 3 ore a differenza del Millennium Falcon in cui abbiamo impiegato 8 ore, giusto 8 ore se non sbaglio. Ok, il set è decisamente sopra le aspettative per quello che riguarda il dettaglio e sotto le aspettative per quello che riguarda la dimensione, nel senso che mi aspettavo fosse un po' più grande, a dire la verità, ma va benissimo, non ci lamentiamo sicuramente. E le minifigure sono spettacolari, in particolare il droide verde di cui non ricordo mai il nome. La cosa più bella probabilmente che ci ha colpito un po' di più è il libretto di istruzioni, che non sono più vari fascicoli ma è uno solo intero, molto grosso, come potete vedere un centimetro, e in cui c'è una parte dedicata al mezzo originale visto in episodio 4. Ci sono la bellezza di 3-4 pagine se non sbaglio, sì, due pagine con la descrizione, una pagina dove presentano il director builder della Lego con tanto di foto e una sua storia veloce, e l'intervista, questa cosa è un po' particolare, devo dire che mi ha stupito, l'intervista del progettista di questo bellissimo set. Che dire, ricorda molto il manuale della DeLorean, dell'Accuso. Infatti da quello che ho potuto leggere, la serie Ultimate Collector Series, come vedete hanno anche il logo dedicato, faranno una serie di packaging suo personale, diverso da tutta la linea normale. E bellissimo, che dire, gli adesivi sono attaccati benissimo che è sempre la cosa più preoccupante, in realtà sono stati attaccati bene. Che dire, un sacco di dettagli, e se avessi 5 anni ci comincerei a giocare, ma non lo farò. Per questo vi saluto tutti, buonanotte da Lega Nerd, Lego Star Wars Addicted e Empira, e al prossimo UCS. 42. Gabri, il nome del droide verde? Buonanotte. Buonanotte.